Ciao ragazze, un'altra proposta di nail art per queste feste. Guardate qua, una nail art molto semplice ma allo stesso tempo è molto carina. Guardate qua, questa è la base che ho preparato per questa nail art, che la vedrei molto bene da fare sul resto delle altre unghie. Qua come vedete questo è il dorato che ho utilizzato, questo è il rosso, un rosso molto carico. E lì ho sfumato, ho applicato il rosso e poi ho sfumato un pochino di dorato. Io per il decoro ho utilizzato il colore acrilico, l'ho diluito un attimino con un pochino d'acqua. Qua non mi piace, ho sbagliato, non è venuta la linea come volevo io. E adesso riparto di nuovo a fare questa onda, che inizio con la punta, appoggio un attimino la pancia del pennello e dopo risalgo di nuovo con la punta. Ok, qua carico di nuovo il mio pennello. E inizio a fare dei petali, 3 da una parte e se non sbaglio 4 dall'altra o 5, adesso non ricordo molto bene, ma li vedrete la tip. Se volete proprio copiare il decoro, fermate l'immagine all'inizio. È un decoro, come ho detto, facilissimo da fare. Chi mi segue già lo sa e che ho già caricato altri video su questo canale e stanno arrivando altri video, come vedete. E ho avuto un attimino di problema con il computer, però dai, è stato risolto e come vedete sono qua a fare questo video. Se ti fa piacere e non sei iscritta in questo canale e sulla mia pagina Facebook, ti invito a farlo, perché ogni settimana arrivano sempre dei video qua sul mio canale di YouTube e sulla mia pagina Facebook Luci per le tue mani. Quasi tutti i giorni ci sono delle nail art, delle foto delle nail art che posto sulla mia pagina. Qua come vedete continuo a fare questo decoro, dove vedo che il colore non è abbastanza marcato ripasso sopra, aspetto che asciughi un pochino e di nuovo carico un attimino il pennello e ripasso sopra. Vedete? Mi sa che avevo sbagliato quel cosino e l'ho pulito un pochino. Qua sto ripassando sopra a questa all'onda che ho fatto, perché in certi punti la voglio un pochino più marcata, voglio che si veda di più. Vedete, qua sto passando di nuovo sopra ai petali. Qua adesso prendo un pochino di sigillante, lo applico in centro al mio fiore. Vedete? Applico un strass di questo e dopo mando la tip in lampada, perché questo è un semipermanente. No, questo qua è gel, un sigillante di gel, scusate. Adesso sto sigillando tutta la mia tip e mando in lampada per 2 minuti. Questo è il risultato finale, come vedete, molto semplice, però ha un bel effetto. A me piace moltissimo, ricordatevi, se vi piace potete fare la base, il resto delle altre unghie, come è colorata la base, con quelle sfumature lì. Niente ragazze, continuate a seguire, visitate anche la mia pagina Facebook.